Ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Oggi un video aggiornamento capelli, visto che mi fate sempre tantissime domande sui miei capelli. Eccoci qui con la routine aggiornata. Dall'ultimo video che vi ho registrato c'è qualche differenza minima, sicuramente quella più grave è che mi stanno crescendo i capelli bianchi. Per il resto utilizzo qualche nuovo prodotto a cui sono fedele da più di un anno, ma se mi seguite su Instagram già li conoscete. Però è giusto che io rifaccia questo video per aggiornarvi. Tra l'altro sto testando una cosa molto interessante da circa un mese più o meno e sto riscontrando veramente tanti benefici. Vi parlo subito di questo? Sì, facciamo così. Sto utilizzando le federe in seta, queste qui, questo è il colore che ho. Il marchio è Lily Silk e mi sto trovando veramente stra bene. Allora, ci sono due tipologie di federe, quelle con la zip e queste qui invece che sono proprio le classiche che si infilano e hanno, vabbè, le classiche federe, ecco. La colorazione che ho scelto io è questa qui, ma in generale ce ne sono veramente di tantissime colorazioni. Avevo letto su internet che il miglior modo per avere capelli sani era appunto dormire su una federa in seta e quindi ho voluto testarla. Sicuramente riduce tantissimo l'effetto crespo, l'effetto elettrostatico, il capello è visibilmente più sano e luminoso, oltre che morbido, semplicemente perché di natura la seta ha una caratteristica di mantenere sempre la stessa temperatura e questo ovviamente porta giovamento sia alla pelle che al capello, anche tantissimo alla pelle. Oltre alle federe sto testando anche questo toppino che è super comodo sia per dormire ma anche per uscire, che è sempre in seta e sicuramente quando ci si dorme, una volta che vi svegliate non avete tutti quei segnacci addosso. C'erano anche i pantaloncini e presto vorrò testare anche quelli, anche pantaloni lunghi per dormire, i pigiami, ecco. Ritornando ai capelli, altra cosa che sto utilizzando tantissimo sono questi qui, gli elastici per capelli in seta. Ci sono diversi set, io ho preso quello da 4 nero, ma ci sono tantissime colorazioni. Che cosa avete capito? Che ci sono tantissime colorazioni di ogni capo, ogni pezzo. E questo set comprende 4 elastici differenti. Cioè quello grande, che di solito lo utilizzo per fare lo chignon. Poi c'è il medio, il quasi piccolo e il piccolo, che è quello che utilizzo di più per farmi le code alte quando non voglio che si veda troppo l'elastico. Sono comodissimi anche per dormire perché non spezzano i capelli, la seta non fa come si dice in italiano, impigliare il capello e quindi non avete problemi. E inoltre, cosa importante, non lasciano il segno, quindi quando dormo, soprattutto io con i capelli tipo lunghissimi, chilometrici, ancora per poco, forse voi quando starete vedendo questo video io l'avrò già tagliati, e sono comodissimi per me soprattutto in estate. L'azienda inoltre è stata carinissima da lasciarmi un codice sconto se volete provare qualcosa sul sito, che vi lascio sotto nell'info box, come tutti i pezzi appunto che ho. Miriana 15 per il 15% su tutto il sito. A parte questi piccoli accorgimenti, federa, elastici, passiamo proprio con la routine che faccio 2 volte a settimana circa. La maschera solo una volta a settimana, iniziamo proprio da quella, e sto utilizzando questa qui di pomelo, non so mai come si pronuncia, ed è la linea quella al cocco, e ho anche quella verde che non mi ricordo a che gusto è, però questa linea al cocco sul mio capello funziona molto molto meglio e vediamo proprio i risultati a occhio nudo, proprio capelli super lisci e disciplinati. Ne basta pochissima, una mezzo cucchiaino, è liquidissimo, quindi si consiglia di lasciarlo nel frigo per circa mezz'oretta,
5 minuti, dopodiché vado a spremere il prodotto e lo distribuisco solo sulle lunghezze, mi raccomando, perché altrimenti andate a ungere l'attaccatura del capello, quindi solo sulle lunghezze. Lo tengo in posa per mezz'ora, un'ora, in base a quello che devo fare. Se riesco a tenerla di più di mezz'ora, meglio, altrimenti appunto basta soltanto mezz'oretta per vedere il risultato. È una maschera a trattamento pre-shampoo, quindi prima di fare lo shampoo la applico una volta a settimana. La seconda volta, perché io di solito faccio due shampoo alla settimana, cerco di fare soltanto appunto lo shampoo, questa solo una volta a settimana, magari verso il sabato che esco. Il mio unico amore, ossia la spazzola con cui vado a districare i capelli, che è sempre la classica Tangle Teaser che vi faccio vedere in qualsiasi video che riguarda i capelli. Ho questa spazzola penso da 10 anni più o meno, è favolosa anche perché ha il doppio dentino, non va a tirare il capello, non lo spezza, non lo rovina, quindi se dovete fare un investimento fatelo su questa spazzola, che poi non costa neanche tanto, perché mi sa che viene 13 euro ed è comodissima anche da portare in borsetta. Hanno fatto anche quella col manico, presto sarà mia, la voglio, sì. Dopodiché passiamo allo shampoo. Uno shampoo che ho già ricomprato due volte è lui, di Hairbrush, questo qui, che all'interno ha sempre l'olio di cocco, mi piace tantissimo, ha anche avocado che lascia i capelli super morbidi, nutriti. Il profumo è cocco misto d'avocado, non so dirvelo. Comunque lo applico e lo massaggio alla radice, lo tengo in posa per circa 2-3 minuti, perché è proprio scritto e consigliato di fare così per avere un capello molto più districato, ed è la vita, veramente mi sto trovando benissimo. Un altro shampoo che sto amando è lui, ed è uno shampoo stimolante per la crescita del capello alle cellule staminali, ed è il marchio Ozone Planet, e va ad agire sulla caduta dei capelli, quindi evita la caduta dei capelli. Sto portando tutta la linea di questo, anche la maschera, però su quella non vi so dare tanti feedback perché ora sono in fissa con questa, ma su Instagram poi ovviamente vi aggiornerò, perché dovete sapere che io vado in fissa con le cose, quindi utilizzo solo quella cosa perché sono in fissa. Ora è il turno della maschera di pomelo. Comunque ha un profumo tipo di menta, ma è buonissimo. Anche mia madre, quando è stata qua, è andata in fissa con questo, utilizzava solo questo. Infatti ho detto: mamma, non me lo finire, cioè non mi finire le cose. È però veramente molto molto consigliato. Il balsamo invece, tra tutti i balsami utilizzati, perché veramente ne cambio tanti, ho questo dell'Hairbrush, no, di questa marca non ce l'ho, però ho tantissimi balsami. Quello che mi districa di più in assoluto i capelli è questo qui, che costa 99 centesimi. Mi raccomando, ci sono due formulazioni, prendete questo qui rosso. Cerco di mettervelo a fuoco, è favoloso. Lo applicate, ma anche sotto la doccia, sentite già che una volta che l'andate a risciacquare, dopo circa 5 minuti di posa, io lo tengo sempre in posa i prodotti, questo lo tengo più o meno 5 minuti, quando andate a risciacquare praticamente sentite proprio tra le mani i capelli liscissimi, liscissimi. Dopodiché vado ad asciugare i capelli. Quando vado ad asciugare i capelli cerco sempre di non toccarli troppo con l'asciugamano, cioè li vado proprio a tamponare, e comunque già vi ho parlato dei trucchetti che attuo per la crescita del capello. In questo caso non li voglio far più crescere, però c'è un video apposito. E vado a utilizzare queste goccine, ne bastano pochissime. Sono sempre di pomelo, e danno un effetto, è un siero, danno un effetto proprio luminoso, morbidissimo al capello. Ne utilizzo due, cioè veramente due contate, perché altrimenti danno l'effetto unto al capello. Non sbagliate la quantità di questo prodotto, perché veramente poi è brutto l'effetto finale, veramente
unto, ecco, avete fatto lo shampoo per poi avere un effetto unto. Due goccine invece la vita, veramente è bello l'effetto finale. Massaggio la soluzione tra le due mani e poi vado proprio a fare questo movimento per far penetrare il siero all'interno del capello, proprio in modo molto delicato, mi raccomando. E poi asciugo i capelli. Tante volte mi fate anche domande sul mio asciugacapelli, vi scrivo il modello qui sotto perché non lo ricorderò mai, ma vogliamo cambiarlo e sicuramente prenderò quello della GHD, che hanno diverse mie amiche e dicono che non si batte. Eravamo indecise se prendere il Dyson o il GHD, se ce l'avete fateci sapere. Fateci, sì, perché anche Manuel lo utilizza. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è più valido, anche perché hanno due costi abbastanza elevati, e però sono più tentata a prendere quello della GHD, sono molto sincera. E questa è la mia routine, ecco. Altra cosa che ho è un'altra spazzola che ho di là, me la sono dimenticata, che utilizzo quando ho i capelli sporchi, quindi questa solo sui capelli puliti, è un'altra spazzola molto simile se ho i capelli sporchi, quindi dopo due giorni utilizzo solo quella, perché comunque il sebo della cute viene rilasciato sulla spazzola, e utilizzando sempre la stessa spazzola è come se quando abbiamo i capelli puliti andiamo a sporcare con il sebo depositato sulla spazzola. Non so se ci siamo capiti. E quindi evito, sì, è un pochino una rottura, però per avere dei capelli sani bisogna fare veramente molta attenzione a questi piccolissimi dettagli. E siamo giunti al termine del video. Ovviamente se avete domande specifiche vi aspetto sotto nei commenti o in direct su Instagram, dove volete. Come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Se vi va, ci fa super piacere se ci seguite anche su Instagram. Vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi! Vai amore! Ciao ragazze! Bravissimo! Tu non hai bisogno di... cioè, in realtà tu avresti bisogno di una hair care routine. Ma ogni volta fai il pazzo quando ti pettiniamo, vero? Diglielo! Diglielo! Sono cattivo!